tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi oggi, come vedete già alle mie spalle, siamo su Clash Royale. Perché ragazzi? Voi dite Xyuder, perché sei su Clash Royale? Porca miseria, perché ragazzi questa mattina Supercell ha di nuovo dato la possibilità di acquistare 3 potenziamenti, li avevamo già visti circa un mesetto fa, per rendere, diciamo, per dare uno sprint al nostro profilo. Come vedete ragazzi, ogni potenziamento costa 300 gemme e ognuno ha una caratteristica unica che lo contraddistingue dall'altro. Il primo si chiama potenziamento Oro Vittoria, lo andiamo a vedere un pochettino meglio e come vedete dura 7 giorni, come tutti e 3 i potenziamenti. Questo ragazzi vi dà 300 di gold ogni vittoria. Quindi indipendentemente da quanti soldi prendete con la vittoria, 300 di gold garantiti per ogni vittoria, fino a un massimo di 3000 di gold, che vuol dire tradotto in soldoni in 21000 gold per 300 gemme. Secondo potenziamento ragazzi, il potenziamento Baule della Corona, praticamente raddoppia tutto quello che possiamo trovare nel nostro Crown Chest, praticamente garantisce in poche parole un'epica 16 rare e poi una quantità di oro che varia tra i 1148 e 1312 e comunque dentro 164 carte, che per 7 fa 7 per 4 28, 8 porto 2, 6 per 7 42 e 2 44 4 8 7 per 1000 carte più o meno. Terzo potenziamento ragazzi, il potenziamento accelerazione bauli, da molti praticamente ignorato. In realtà, se avete 300 gemme potrebbe farvi comodo. Dimezza il tempo di sblocco di ogni baule, quindi niente di strano, praticamente velocizza il chest cycle, se volessimo essere un pochettino più poliglotti. Beh ragazzi, questi sono i 3 potenziamenti che anche oggi Supercell ci ha proposto, per chi non li avesse ancora visti. Spero che questo video gli sia piaciuto e sapete che cosa vi dico, visto che siamo con BlueStack e la qualità sembra abbastanza buona, andiamo a spararci una 2v2 così in partita veloce, con l'audio addirittura, con l'audio, attenzione, è altissimo per me quest'audio. Siamo con Janoski e vediamo un pochettino cosa fa lui, io quasi quasi, no, giochiamo dietro, apertura con uno stregone di fuoco per loro e noi abbiamo un'ottima apertura sulla destra con moschettiere dietro e capanna dei barbari centrale. A questo punto andrei a proteggere il moschettiere mettendo giù un bel golem del ghiaccio, un cavaliere dall'altra parte e aspettiamo ancora un attimo, hanno tirato il tronco, vediamo di entrare ancora noi, proteggiamo sempre il moschettiere e partiamo velocissimi con lo spirito del ghiaccio dietro, Log Rider davanti che viene purtroppo fermato dal vortice, ma moschettiere ragazzi era buono proteggerlo, ha fatto veramente malissimo, fondamentale in questa sessione di gioco. Abbiamo ancora metà della capanna dei barbari full vita, quindi andiamo a tirare un altro moschettiere che, aiutato dalla torre, tira giù il miner giant per loro. Andiamo a mettere un bel cavaliere ragazzi, sempre la protezione del moschettiere necessaria, golem del ghiaccio per andare a deviare i suoi sgherri. Aspettiamo un attimo, abbiamo di difeso abbastanza bene, possiamo partire adesso con i goblin in aiuto al moschettiere, pronta anche la zap, vediamo se serve. Zappano loro, lasciamo passare, viene fermato il moschettiere da un mega sgherro. Abbiamo una coppia di arcieri e una capanna dei barbari, possiamo partire, vediamo se tirano il vortice, non lo tirano, andiamo allora a congelare la torre, male che lo Grider vada ad attivare la torre centrale, purtroppo niente di buono per noi. 2591 comunque la loro torre, due truppe che si stanno per avvicinare adesso, aspettiamo ancora un attimo. Abbiamo un miner che va sopra e uno stregone elettrico, andiamo a proteggere di nuovo con il golem, benissimo così, abbiamo il drago, possiamo spingere ragazzi, vediamo cosa fanno loro, terrei la fireball,
A questo punto invece vado di Hog Rider. A questo punto vado di Hog Rider. Andiamo a proteggere. Andiamo a proteggere con lo spirito del ghiaccio davanti anche il cavaliere per fare da muro e tirare giù infatti il suo gigante. Buona la Poison. Abbiamo un golem del ghiaccio che sta entrando. Hanno tirato il tronco. Possiamo passare con i tre goblin. Abbiamo solo spinto un po' tanto. Danneggiato relativamente. 1948. Partita super combattuta. Aspettiamo che entrano. Non ci credo. Vuole andare a proteggerlo. Vuole andare a proteggerlo. E allora andiamo ragazzi, brutto quel vortice, ma provvidenziali le frecce che aiutano. Purtroppo il nostro Grider non ce la farà, dovrebbe mettere il gigante loro, infatti lo mettono. Aspettiamo un attimo, andiamo così, benissimo, andiamo a congelare il Giant. Dai che proteggiamo ragazzi, attenzione, siamo nel sudden death, un minuto da giocare ancora e qua si potrebbe partire, vai che andiamo con lo Grider, sempre a proteggere il moschettiere, qua io vado a palla fuocare, vediamo se riusciamo a deviare la fuorilegge, riusciamo a fermarla, molto bene, aspettiamo un attimo, cavaliere per lui, andiamo adesso davanti ragazzi, molto bene, Vortex ancora per loro, potentissimo, 25 secondi alla fine, partita super combattuta, credo finirà in parità, proviamo ad andare con una Fireball, molto comodo giocare con Blue Stack, la 2v2 è molto comoda, tentiamo il tutto per tutto, non credo sia fattibile, 5.53, niente da fare, 405, peccato, però molto combattuta ragazzi, va bene, questo era giusto per scaldarci un pochettino. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto abbastanza, che lasciate un bel po' di like e mi raccomando di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e su tutte le live. Noi ci vediamo presto, ciao!